continuo a vedere famiglie e bambini con difficoltà evolutive di varia natura e grado che vengono travolti dal meccanismo vizioso che si è creato fra nidi o scuole materne, pediatri e servizi specialistici per accalappiare sempre più casi di spettro autistico, da avviare agli interventi abituali uguali per tutte le più diverse situazioni nel pubblico e specialmente nel privato. Così il neuropsichiatra infantile Gianmaria Benedetti, partecipando ad una conferenza promossa da Legambiente Pistoia sul tema autismo, oggi qualcosa non va, necessità di un nuovo approccio ai bambini con difficoltà evolutive. Benedetti, che da 40 anni segue bambini con difficoltà evolutive, autore di varie pubblicazioni, ha parlato di gravi errori diagnostici e di valutazione. Quello che si fa è semplicemente fare una diagnosi e poi avviare verso centri specializzati che sono sorti come funghi negli ultimi tempi, che fanno a tutti praticamente lo stesso tipo di intervento. Questi interventi, che sono psicomotricità, logopedia, sono diventati una panacea, in particolare poi la terapia ABA, di analisi del comportamento, e praticamente in maniera indistinta si fa a tutti i bambini lo stesso tipo di intervento. Su questo poi non esistono dati epidemiologici, dati di riscontro, e a livello mondiale si è creata quella che io ho chiamato una bolla, come una bolla dell'autismo, che sta, secondo me, creando una devastazione a livello sia di mancanza di altri tipi di interventi per le famiglie, più sia di creazione di una quantità di persone che non sono malate, ma che